Però quello che mi chiedo è proprio questo, cioè stiamo facendo un cambiamento rispetto allo status quo. Allora, normalmente dovrebbero prima spiegarci perché è necessario questo cambiamento, cosa che non hanno ancora fatto, o almeno che io non ho ancora sentito. Cioè, perché dovremmo passare a queste valute digitali? Cos'è che non va nell'attuale sistema e che invece con le valute digitali diventerà, migliorerà, insomma, diventerà migliore. Cioè, tutto questo al momento non ci è stato spiegato. E il fatto che non ci sia stato spiegato è perlomeno è preoccupante. Ma scusate, c'è una situazione, io arrivo e dico no, bisogna cambiare tutto. Sì, ma perché bisogna cambiare tutto? Cosa c'è che non va? Cioè, questa è la prima domanda che dovremmo porci. Che poi ci sia davvero qualcosa che non va, va benissimo. Io posso anche accettare le valute digitali nel momento nel quale mi dimostrano che sono un passo avanti rispetto alla situazione attuale. E devono essere un passo avanti reale. Cioè, attenzione, io non sono più disposto a rinunciare a quel poco di privacy che oramai noi tutti abbiamo. Se queste invece vanno in quella direzione, bisogna opporsi subito, immediatamente.